gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi mostrerò che cosa mi porta gli scan nel mio Zenotech, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine per sapere tutta la mia attrezzatura e niente, quello che mi porto in generale, ovviamente a parte i vestiti che già stanno in valigia e che non vi farò vedere. Comunque questo giorno è sabato e quindi è il giorno prepartenza per Ischia. Se volete vedere tutte le mie avventure da Ischia vi raccomando seguitemi su Instagram che trovate qua oppure comunque sotto in descrizione e guardatevi le stories, ovviamente seguitemi e lasciate like alle mie foto. Adesso direi di iniziare e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi e attivate la campanellina. A tra poco. Allora, qua sopra abbiamo un po' di roba mista che adesso vi farò vedere pian piano e per bene. Allora, intanto qua c'è la collana di The Legend of Zelda, c'è la custodia sott'acqua con il coso galleggiante che mi porterò per fare le riprese sott'acqua. Questi sarebbe il sacchettino degli auricolari, ma gli auricolari li avrò in tasca perché tanto li userò. E qua dentro invece ho messo due accessori per la action cam, ovvero l'accessorio che mi permette di montare la action cam sul treppiede che sto usando e l'altro accessorio che invece mi permette di attaccare con una clip la action cam ai vestiti. Poi c'è il caricatore del mio telefono, un profumo, la mia custodia degli occhiali con dentro la cosa per pulire gli occhiali perché così quando vado al mare almeno non graffio tutti gli occhiali. Questo è il caricabatterie della action cam che verrà collegato a questo praticamente in sostituzione di questo filo bianco. Qua dentro sarebbe la custodia dei miei occhi auricolari, ma si apre e dentro ho due batterie di riserva per la action cam che vedete qua dietro, che è una DB Power SG4000, ma ne parleremo dopo. E poi c'è la pezzolina per pulire la action cam, quindi adesso ve le faccio vedere tutte per bene. Inoltre lì abbiamo il mio cappello sempre presente e la mia borsa dove ci sarà tutto all'interno. E tra l'altro poi sto usando anche un treppiede che magari vi farò vedere. Ok, ed eccoci qua, i miei capelli ovviamente sempre fantastici come al solito, quindi useremo il cappello magico, ok, quello che mi tiene i capelli un po' più in ordine, credo, spero, vabbè, meglio di prima insomma. Quindi ci daremo questo cappello. Allora, iniziamo subito con il primo accessorio, questo che ho comprato da AliExpress, questo qui giallo, con il filo ovviamente per non perderlo. L'ho comprato da AliExpress, l'ho pagato davvero pochissimo, ma fa il suo dovere, quindi ottimo così. E poi abbiamo sopra la custodia subacquea della Action Cam che invece mi è stata data in dotazione con la Action Cam con tutti i relativi accessori. Perché per chi non lo sapesse ho comprato la DB Power SG4000 versione Wi-Fi, che è questa qui appunto nera, che registra in 1080p fino a 60 frame e in 720p anche in 240 frame se non sbaglio, quindi posso fare dei timelapse davvero fighi. E appunto questa Action Cam veniva data in dotazione con tutti gli accessori, quindi ho appunto lo scatolo con tutti gli accessori nel cassetto mio. E vabbè, all'interno c'è una SD da 32 GB che appunto mi serve per memorizzare sopra tutti i file. E poi niente, abbiamo i pulsanti vari eccetera ed è quella con wifi, quindi anche la possibilità di collegarla allo smartphone per poi vedere le riprese. Inoltre anche un piccolo schermetto qua dietro che non è touch però comunque serve per vedere quello che stiamo riprendendo. Direi che possiamo posarli. Poi come altra cosa abbiamo questo sacchettino che come vi ho detto è dei auricolari, il Klim Fusion che poi vi recensirò una volta tornata da Ischia. Qua abbiamo la clip per collegare appunto la action cam al tipo la maglietta, al cappello, poi dipende. E poi abbiamo questo accessorio che mi permette sia di collegare la action cam al cavalletto che sto usando adesso per il telefono, sia comunque di aggiungere appunto la clip dietro e usarlo come vi ho detto prima. Poi vabbè, questo è un semplicissimo cavo che mi permetterà di ricaricare la action cam. Questo invece è un semplicissimo caricabatterie con il cavo lightning perché il mio telefono ha l'entrata lightning e quindi ho bisogno di appunto di questo cavo e perciò mi devo portare il mio caricabatterie personale mentre il resto della mia famiglia si porterà il loro. E poi abbiamo due big bubble per il viaggio che non possono mancare, purtroppo non ho trovato il pacchetto perché il tabaccaio non ce l'aveva. Poi ci sta il mio profumo qui che non è stato sponsorizzato da nessuno, ma comunque mi ci trovo molto bene perché ha un bel odore, quindi me lo porto. La mia custodia degli occhiali senza nessuna marca né niente e la mia cosa degli occhiali, la pezza per gli occhiali, la chiameremo così. Ok, dicevo, prima che passasse l'aereo, la mia collana di The Legend of Zelda presa da AliExpress, ok, con lo scudo di A Link appunto, e non aveva questa cosa nera intorno, ma aveva tipo la catenina, solo che la catenina si è imbrogliata tutta quanta, quindi l'ho tolta e io ho messo questo filo nero che mi piace di più. Qua dentro abbiamo, come già detto, le due batterie della Action Cam, quindi lo apriamo, c'è la rete appunto con una batteria, l'altra batteria ancora in busta, e la cosa per pulire la action cam appunto. E qua dentro ci entra anche la action cam, quindi io domani le porterò così, metterò questa, chiuderò e così avrò la action cam al sicuro.
che non appunto cadrà dal coso e quindi non si romperà. Infatti, come vedete, anche se cade comunque è imbottito, quindi non c'è problema. Ovviamente il tutto verrà messo all'interno di questo zaino, quindi adesso direi di aggiustare anche il tutto e iniziamo anche a impacchettare la roba, tranne il caricabatterie che mi serve stasera per caricare il telefono e basta. Vabbè, gli auricolari anche perché comunque li metto in tasca. Comunque è uno zaino normalissimo, molto spazioso, leopardato all'interno, con due tasche, una davanti e una dietro, e anche una mini tasca qua con la chiusura e un altro spazio dietro. Qua ci potrebbe entrare benissimo il portafoglio e un telefono comunque, ma io il telefono appunto lo avrò in tasca, il portafoglio non me lo porto perché tanto sono con i miei genitori, quindi pagano loro, chi se ne frega, e direi che possiamo mettere la roba. Allora, inizierei con mettere qua il coso della action cam, poi questo filo mi sa che adesso lo piego e lo metto insieme alla clip eccetera in quella sorta di bustina, quindi facciamo così e lo infiliamo qua. Questo direi di metterlo nella tasca qua dietro, dato che comunque è piccolino. Poi ci portiamo questa, che è la custodia appunto con la action cam dentro, e la mettiamo vicino al coso giallo, poi adesso vi farò vedere. Poi direi di prendere la custodia degli occhiali che buttiamo qua dentro, purtroppo non ha le tasche quindi non sarà tutto ben organizzato, ma sarà più che altro tutta roba buttata a caso all'interno della borsa. Ok, non credo di usare la tasca anteriore, a parte forse per metterci un pacco di fazzolettini o comunque qualcosa da mangiare per il tragitto, perché comunque non è molto sicura come tasca. Ok, adesso devo riprendere la bottiglia di profumo e metterla qui, tanto comunque non c'è il rischio che si apra, dato che è a spruzzo, quindi anche se si apre non succede niente. E mettiamo anche le mie due gomme nella tasca qui con la chiusura, così almeno le ritrovo. Ok, fatto questo, la collana di The Legend of Zelda la metto nella chiusura, tanto non credo che mi metterò quella, ma piuttosto metterò quella che uso di solito, quella con il segno della Yin e lo Yang. E niente, questo cappello andrà nello zaino, quindi piazziamoci pure questo. E sì, forse era meglio tenere il cappello, ma hey, ce lo piazziamo. E ok, direi che è pronto, ho centrato tutto. Ovviamente questa borsa è spaziosissima, anche essendo comunque di dimensioni contenute, e probabilmente la potrei usare per molte cose diverse anziché portarmela con la roba dentro di YouTube, ma va bene. Tra l'altro poi sul braccio avrò il mio solito orologio, il mio solito braccialetto rosa con la scritta di Ischia e il mio solito braccialetto preso dai neri, insomma, in giro. E niente, io direi che questo era il mio zaino tech. Quindi sì, uno zaino tech molto molto semplice, ma che presto verrà espanso con una fotocamera, si spera, buona per registrare video, con magari un power bank e magari altri accessori che poi vedremo in futuro, come un treppiede decente, perché questo coso è minuscolo e poi è cinese, cioè ho preso pure quello da AliExpress e probabilmente vi apparirà tipo una foto qui. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altri video di cosa c'è nel mio zaino, magari per la scuola, oppure cosa c'è nel mio cassetto, boh, vedete un po' voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E probabilmente questa sarà la versione 1.0 del mio zaino tecnologico, perché come già detto verrà poi espanso e aggiornato man mano. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare sul canale se ancora l'hai fatto. Vi ricordo inoltre di seguirmi di nuovo su Instagram al profilo @irene.boiano. Facciamo arrivare questo video almeno a 30 like. Mi raccomando, condividetelo su tutti i social e con tutti i vostri amici. E noi ci vediamo in un prossimo video. Tra l'altro mi sa che quando uscirà questo video io sarò quasi tornata da Ischia, perché in teoria questo video dovrebbe uscire di venerdì e io la domenica appunto tornerò da Ischia. Quindi niente, ci vediamo poi con i video delle vacanze.